Buon salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Carlo Fortini dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la player review di Chikawe, Team of the Tournament, o più semplicemente in forma dato che la sua carta è nera e i valori sono stati aumentati come gli in forma. 6 partite, 6 gol e 2 assist per lui nel mio club, giocatore che si è guadagnato appunto questa versione Team of the Tournament giocando benissimo o bene comunque nella Coppa d'Africa. Stranamente io avrei messo Gervinho al posto di Chikawe o comunque al posto di qualche esterno abbastanza interessante. Probabilmente sarà l'unica review di questo Team of the Tournament, dato che i giocatori interessanti sono davvero pochi. Questo giocatore sicuramente il suo prezzo è molto basso, costa 120-130 mila crediti su PlayStation, mentre su Xbox non lo so sinceramente. È un giocatore che mi è piaciuto così così. Gli ho dato un buon voto perché diciamo, ha solamente un contro che però lo va a penalizzare molto. Iniziamo a parlare della velocità, velocità che si presenta con 85 come valore generale e si divide con 82 di accelerazione e 87 di velocità scatto. Ho trovato ottima sia l'accelerazione che la velocità scatto, dato, che ha 82 di forza fisica, quindi essendo veloce, essendo anche abbastanza forte fisicamente, lo fermate davvero davvero difficilmente. Poi grazie a quel 93 di agilità e quell'83 di equilibrio riuscirete ancora meglio a magari fare destro-sinistro con la velocità grazie anche a quell'88 di controllo palla. Poi parliamo del tiro. Allora il tiro mi è piaciuto in parte perché sicuramente il tiro a giro 86 è la cosa che mi è piaciuta di più del suo tiro a giro. 5 stelle piede debole quindi poteva tirare sia di destro che di sinistro. 73 di finalizzazione, ecco qua l'unico contro di Chikawe. Davvero, alcune volte segnava anche dei gol abbastanza belli. Arrivava davanti alla porta, se li skillava tutti, se li dribblava tutti, però spesso e volentieri sbagliava. Sbagliava davvero, cioè, mi duole dirlo, però cavolo, sbaglia tantissimo questo giocatore davanti alla porta. Io dribblavo tutti, dribblavo anche il portiere. Ma vi giuro che anche a porta vuota non le metteva dentro. Ha preso pali, traverse, le ha messe fuori clamorosamente alcune. Però appunto alcune le ha anche messe dentro. Quindi a volte pecca molto la finalizzazione. Questo qua probabilmente è l'unico contro di Chikawe. Poi continuiamo a parlare del tiro con 82 di long shot. Sì, ho provato a fare qualche long shot, ma non mi ha fatto né caldo né freddo. Quindi non l'ho inserito né tra i pro né tra i contro, dato che lui comunque ha un buon 82 di posizionamento con un work rate alto medio, quindi riuscirà sempre ad essere in posizione e quindi di non trovarsi nelle circostanze magari tirare da fuori. E abbiamo 83 di potenza tiro. 83 di potenza tiro, normale amministrazione, in area tirava dei tiri abbastanza forti, quindi non ho messo né tra i pro né tra i contro, dato che comunque è un valore abbastanza normale. Poi abbiamo un valore di tiro al volo di 65 che sinceramente è passato in secondo piano in questa review, dato che tiro al volo non mi è capitato di farne, anche se ha accennato tipo un tiro di rovesciata che diciamo si vede che nelle doti che ha Funambolo, mi sembra, sì, nelle sue caratteristiche si vede che ogni tanto tenta sempre di cercare il gol bello. Dribbling 5 stelle skill, vabbè, ho detto già tutto. 89 di dribbling con 88 di controllo palla, 93 di agilità e 83 di equilibrio. Il dribbling è senza dubbio la caratteristica migliore di Chikawe, perché ve li dribbla davvero tutti. Se sapete skillare qua andate a nozze, cioè io mi sono divertito davvero tanto pur non sapendo skillare al 100%, dato che usavo sempre le solite 3-4 skill, ma devo dire che ho imparato anche a skillare e fare altre skill, davvero. Chikawe è il giocatore adatto per imparare a skillare. Magari usate il NIF così non spendete troppo e magari imparate a skillare, dato che anche la velocità lo aiuta appunto nel dribbling. Poi parliamo del fisico, 82 di forza fisica, assoluto pro, perché è davvero difficile buttarlo giù. Prima dovete prenderlo perché è molto veloce, poi dovete buttarlo giù con la forza fisica e poi dovete andare anche sull'equilibrio 83. Quindi sarà davvero difficile buttarlo giù. Anche se qualche volta me lo buttavano giù tranquillamente, però adesso non stiamo neanche qui a parlarne troppo. E poi il colpo di testa, appunto, che è un assoluto pro, perché me ne ha prese 2-3 di testa,
con una buona elevazione e una buona precisione di testa, appunto 71, che sinceramente ho riscontrato qualcosina in più. Poi il passaggio anche è molto buono, lui nasce come seconda punta, io l'ho usato come ATT, ma sinceramente io l'ho preferito come ATT, appunto come seconda punta non l'ho neanche provato, e usatelo in un attacco dove lui è da solo. L'ho usato anche in un attacco a due, ma mi è piaciuto di più appunto nell'attacco singolo, dove magari riuscirà anche ad innescare le ali, dato che ha un buon passaggio e può passare sia di destra che di sinistro. Comunque ragazzi, il voto finale che do è 8, perché alla fine, ok, la finalizzazione sì, è la cosa più importante per un attaccante, secondo me, perché un attaccante cosa deve fare? Deve fare gol. Tu le partite le vinci facendo almeno un gol più dell'avversario. Quindi, secondo me, la finalizzazione non lo fa essere un giocatore da magari 9,5-10. Perché se avesse avuto un valore intorno all'80 di finalizzazione, come spero possa succedere, magari in una versione TOTS al resto del mondo, anche se dubito che riceva una versione TOTS, anche se non seguo molto la Lega Svizzera, però spero davvero in una sua versione TOTS, oppure in una versione SIF, dove si andrà a migliorare la finalizzazione, almeno si spera. Appunto, andiamo a riepilogare i top: sono dribbling, barra, 5 stelle skill, velocità, tiro a giro, passaggio, forza fisica, colpo di testa e 5 stelle piede debole. I flop sono che spesso, comunque spesso pecca molto la finalizzazione, perché davvero è un giocatore che se avesse avuto, come vi ho detto prima, la finalizzazione più alta sarebbe stato da 9,5, perché è davvero completissimo, secondo me potrebbe essere l'Ibrahimovic, diciamo, chip. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, raggiungiamo i 150 likes, dai, per questo giocatore che è davvero originale. E dunque ragazzi, noi ci sentiamo in un prossimo video, ciao a tutti!